È a tutti gli effetti un vero e proprio terremoto quello che sta scuotendo dalle fondamenta il Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che, lo ricordiamo, era partito fondando la propria ratio essendi sull'esigenza di rivoluzionare il sistema, di rovesciare quella che appellavano la casta, o per usare le parole del fondatore comico del Movimento 5 Stelle, aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Il problema, tuttavia, è che nel volgere di breve tempo, sono diventati ciò contro cui combattevano, riprendendo la nota formula di Nietzsche e variandola, come si diventa ciò contro cui si combatteva. Questo è il motto del Movimento 5 Stelle, che metamorficamente alla maniera kafkiana è divenuto il mostro che voleva combattere. O come diceva ancora Nietzsche, a furia di combattere i mostri si rischia di diventare noi stessi mostri, lasciando che i mostri contro cui si combatteva prevalgano e addirittura ci prendano in ostaggio. Ebbene, in questo terremoto che sta letteralmente scuotendo il 5 Stelle, si sta di fatto verificando un risveglio delle coscienze di molti che onestamente militavano nel Movimento 5 Stelle, ritenendo che fosse portatore di un rinnovamento e di un'energia pratico-rivoluzionaria, e che ora stanno duramente constatando ciò che poc'anzi dicevamo, ossia il fatto che il 5 Stelle è divenuto ciò contro cui combatteva. Abbiamo dato notizia nei giorni precedenti di due abbandoni importanti di persone che occupavano posti apicali nella politica del 5 Stelle, e ora, stando a quello che riporta il quotidiano libero.it, con il seguente titolo: "Il Movimento 5 Stelle è messo a dura prova, a breve altri due addii. Ecco chi sono le pentastellate pronte a lasciare." Questo è il titolo che dà Libero. In sostanza, secondo Libero, vi sarebbero ben due nuove esponenti del 5 Stelle pronte ad abbandonare il movimento fondato da Beppe Grillo e a passare verso altri lidi. In sostanza, si dice su libero.it, si tratta, leggo, stando alle chat riportate dal Corriere della Sera, di Marinella Pacifico e Tiziana Drago. Fine citazione di Libero. Questo è quanto riporta Libero. Ma al di là dei nomi e delle persone specifiche, è interessante riscontrare e rilevare questa emorragia di consensi, anzitutto, ma anche di personalità di spicco della politica dei 5 Stelle, che stanno abbandonando la nave che sta affondando e che con scialuppe d'emergenza cercano di collocarsi altrove, o comunque di percorrere altre vie rispetto a quella ormai ampiamente interrotta e in parte anche tradita del Movimento 5 Stelle.